che ti ebole! Sono tornato da questa lunghissima pausa estiva durata 2 settimane, perché senza girare io letteralmente mi sento morto, dove però ho visto che sta andando un trend, sto spurando ovunque, dove sta andando un trend abbastanza figo anche, ovvero distruggere cose, distruggere la carta velina, distruggere la carta stagnola, distruggere la carta forno, distruggere un palazzo, una città, una nazione e anche un universo. E forse arriveremo a quello. Oggi però ho comprato, dovrebbero essere 600 metri di carta velina, carta trasparente, che non l'ha mai fatto nessuno con queste quantità, e dovremmo provare a distruggerlo in tantissimi modi, ovviamente tutti fottutamente stupidi. Faremo girare da albero ad albero creando un muro di carta velina. Ovviamente uno bastava, ma ne facciamo due perché ci piace il gioco duro. Ok, inizio col primo rotolo e so già che saranno le 444 ore più lunghe della mia vita. Un parto, c'ho le mani fucsia. Allora, dopo quasi 40 minuti e 600 metri di carta velina, abbiamo finalmente il nostro muro. Ma che ho fatto doppio. Venga, venga. Veloce, che ho fatto doppio, perché c'è un primo strato, ragazzi, che rimbalzo. Però cosa mi sono detto? Se io sto per sfondare il primo muro di pellicola e sono lì per romperlo e sto spingendo, e se... un'ape. Quando dietro mi troverò il secondo muro, non avrò la forza di sfondarlo e quindi verrò lanciato via. Perché se nessun oggetto dovesse rompere questo muro, mi lancerò io. Ma adesso andiamo a scoprire gli oggetti misteriosi. La prima arma che ho scelto è questo Nerf ad acqua. Farà qualcosa? Assolutamente no. Lo proveremo lo stesso? Assolutamente sì. Ovviamente il fucile ad acqua non ha fatto nulla. Dai! No, Sony! Ti chiedo scusa, è stato più forte di me. Ma cosa un cazzo? Seconda arma, un pallone che se dovessi calciare male e storto finirà sicuramente nel fiume dietro. Quello che ho detto è stato tutto grammaticalmente sbagliato, ma non ho voglia di rifarlo. Assolutamente niente. Non ha effetto. Il pallone si è rivelato completamente inutile. Siccome so che sarà una sfida titanica, mi sono portato questo snack proteico di Prodis. Mi raccomando, vi lascio il link in descrizione, con il codice BILLY10 avrete il 10% di sconto su tutto. Questo è un patto che stiamo facendo, non ripeto. Per chi non l'avesse riconosciuto, questo è il fantomatico martello di Thor. E chi dice il contrario ha ragione. Cosa faremo con questo martello? Semplicemente, senza giri di parole, lo tirerò fortissimo e sfondo tutto. Se qua guardi c'è un buco, però non ha fatto praticamente niente. Ci ha fatto un misero buco. Forse questo è il lato sfortunato. Proviamo col secondo muro. L'unico problema è che se sbaglio ammazzo quello dietro. Muore! Che cazzo è una ragnatela? Oddio! Lo ammazzavo! Prova tu, perché se mi ammazzo quello dietro. Io in realtà lo lancio proprio a caso, cioè come viene viene, a sentimento! Ma hai spaccato l'albero! Ha bucato la parte sotto, quella che sono tipo 3 strati. Perché la parte dove ce n'è tipo 20-30 è questa qua. Cioè ha bucato a malapena quella sotto. Io non pensavo fosse così resistente. È arrivato il momento che nessuno si stava aspettando. Quello del martello e della chiave per auto. È più tagliente rispetto al martello. Oh! Oh! Il martello è tornato indietro! Cos'amano gli italiani? Cosa hanno creato gli italiani? Anche se alcuni dicono di no, la pizza, e quindi usiamo un coltello rosa per pizza. Non ho ucciso nessuno. Non voglio assolutamente accoltellarti. Sto provando a tagliare quello. È resistente il figlio di puttana. È incredibile, non ha effetto. Allora, tutto per adesso si è
rivelato inutile, totalmente inutile. Sto girando così perché sono sopra un overboard. Perché se dei miseri oggetti non fanno niente, io, a galoppo del mio overboard, sfonderò quella fottuta pellicola. E dico mai dovesse resistere. Ho due armi micidiali, impossibili. Nessuno potrebbe resistere. Quindi, pellicola, ti conviene arrenderti dinanzi a questo cavallo su due ruote elettrico. Farai una bruttissima fine. Andiamo. Secondo me mi farò malissimo. Oddio, è finito laggiù. Devo essere sincero, ho esitato. Quando sono arrivato verso la fine ho rallentato un po', cioè non ho caricato la spinta. Accelero. Ogni volta sbatto malissimo il braccio. Non c'è due senza tre. Fa male. Lui ride. Sta ridendo. Devo lanciarmi. Devo fare io da ariete. Devo lanciarmi io. Anche lui va in mezzo agli oggetti inutili. Oddio! Per poco. Non sembra, ma fa malissimo. Devi provare una volta. Devi provare. Vai. Tu pensavi fosse uno scherzo, ma è durissimo. È duro. Proprio niente. Il polso. Il trucco? Il polso si è fatto male un po'. Aia. Prima di usare l'arma definitiva, mi raccomando, lasciate un super mega like e supportate al massimo questo video e questi vlog. Perché ad esempio questo è il muro più resistente, non dico di YouTube Italia, ma secondo me per ora mai nessuno ha usato 600 metri in 3 metri di spazio. E nessuno ha mai creato un muro così resistente, sicurissimo. Adesso l'arma definitiva che voi non dovete provare. Vediamo se fa danno. Ti piace prenderti gioco di me? È immortale. Ho creato l'essere immortale. Fuori! Candela romana, un fuoco d'artificio, 10 colpi. Molti se lo ricorderanno perché sono stato sparato con questi. Vi lascio il video comunque in descrizione nel caso non l'abbiate visto. E fanno malissimo, davvero male. Mi ha riempito di lividi. E secondo me nulla può quella povera carta velina. Cosa? Non può essere. Non può essere. Nulla gli ha fatto. Ora che debole. La storia insegna che se non puoi sconfiggere un nemico, devi diventare suo amico. E questa pellicola, questo muro di pellicola, è diventata la mia compagna di dormita. E noi ci vediamo in un prossimo vlog.